Ladrinazione nella piscina comunale di Sulmona, una notte tutt'altro che tranquilla per il capoluogo peligno, quella fra domenica e lunedì, quando un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nella struttura collocata in zona incoronata, portando via l'incasso di due distributori di bevande. Essendo notte fonda hanno avuto tutto il tempo di portare al termine l'operazione, perfino di prendere un caffè e consumare uno snack. Il bottino, stando alle primissime informazioni, non sarebbe ingente, ma l'ironia della sorte ha voluto che proprio in quella domenica nella piscina Comunale si sono svolte delle gare. Sempre nella stessa notte, un altro furto è stato messo a segno nel distributore automatico Esso dell'ex statale 17. Ma per gli inquirenti, due episodi potrebbero essere non collegati. Sul caso indaga la squadra anticrimine del commissariato di via Sallustio, guidato dal vicequestore aggiunto Francesca Lachioma. È partita la caccia ai responsabili con la battente. Attività d'indagine condotta dall'ispettore superiore Daniele Lerario. La dinamica è ancora tutta da ricostruire. Sicuramente erano almeno in due ad eseguire il furto, più un complice che supervisionava la zona in auto. Al momento tutte le piste sono percorribili, anche se per i poliziotti potrebbe trattarsi di persone del posto che sapevano dello svolgimento delle gare in piscina. Un'ipotesi che confermerebbe la pura coincidenza con l'altro furto verificatosi nel distributore automatico di benzina. In quel caso, sempre secondo gli inquirenti, l'autore potrebbe essere un professionista per aver portato a termine l'operazione in soli 60 secondi.